Allora, buongiorno a tutti e benvenuti al secondo incontro del processo partecipativo Aeroporto Parliamone, un percorso di confronto pubblico promosso dai comuni di Calenzano, Carmignano e Poggio a Caiano col sostegno dell'autorità regionale per la partecipazione. Abbiamo qui intorno a questo tavolo alcuni esperti che hanno offerto la propria competenza per aiutare i cittadini a comprendere meglio questo progetto. Come saprete, il percorso ha proprio, diciamo, come obiettivo quello di approfondire il master plan dell'aeroporto di Firenze Peretola, un progetto di sviluppo aeroportuale presentato circa ormai un anno fa da ENAC e Toscana Aeroporti. Toscana Aeroporti è la società, la nuova società che gestisce l'aeroporto di Pisa e di Firenze che si sono recentemente fusi. ENAC è l'ente nazionale che produce e controlla e fa il monitoraggio di tutta quella che è la normativa in ambito aeroportuale. Questo progetto è un progetto che ha avuto un percorso di valutazione perché i master plan aeroportuali sono considerati dei progetti e quindi sono soggetti a procedura di valutazione ambientale. Questa procedura è lunga, ci sono vari passaggi, si inizia con uno studio di impatto ambientale e poi via via si producono tantissimi materiali, si raccolgono anche le osservazioni di tutti enti, soggetti portatori di interesse e anche semplici cittadini. La fase delle osservazioni è stata molto corposa, sono state raccolte più di 1600 osservazioni, il progetto è stato anche approfondito, ci sono tantissimi materiali di approfondimento sul sito, sono tutti pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente, dove sono proprio elencate tutte le diverse fasi del progetto e tutti i documenti prodotti, comprese le controdeduzioni e le integrazioni che ENAC e Toscana Aeroporti hanno pubblicato l'ultimo aggiornamento del dicembre 2015. Quindi sui tavoli ci sono alcune mappe, alcune carte che sono proprio tratte da questa corposa massa di documenti. Purtroppo anche a questo incontro non abbiamo presenti i tecnici di ENAC e Toscana Aeroporti. Hanno scritto entrambi una lettera ai sindaci promotori spiegando il motivo della loro assenza. Questa lettera su richiesta dei sindaci è stata pubblicata insieme alla risposta dei sindaci sul sito che abbiamo aperto. La loro motivazione è legata principalmente al fatto che siamo in una fase in cui le osservazioni sono state raccolte e quindi considerano che il percorso partecipativo sia essenzialmente già stato svolto attraverso la fase delle osservazioni. In realtà è molto difficile orientarsi in tutti questi documenti e quindi il percorso promosso dai sindaci ha proprio l'obiettivo di cercare di orientare anche i cittadini che vogliono approfondire un po' di più l'informazione rispetto a quella che comunque Toscana Aeroporti ha già dato con un gazebo in Piazza della Repubblica e con un sito internet dedicato al progetto, approfondirla un po' di più e quindi non avendo appunto gli interlocutori principali abbiamo chiesto ad alcuni soggetti che sono soggetti che hanno già avuto modo di approfondire il progetto e tra questi soggetti c'è qualcuno che è più esperto, qualcun altro che è un semplice testimone di un percorso. Cercheremo comunque ai tavoli di aiutare i cittadini che vogliono avere un po' di informazioni ad averle e poi per la giornata successiva già alcuni interlocutori in più che verrà, per esempio che manderà un tecnico, anche il comune di Firenze. Approfondiremo nei prossimi, in questo incontro, in quello del 2 aprile, sono ancora meno chiari del progetto e poi all'incontro finale del 16 aprile a Palazzo Bastoggi porteremo gli esiti di queste discussioni all'attenzione dei rappresentanti della regione e speriamo in quell'occasione anche proprio degli enti proponenti. Quindi adesso facciamo un breve giro perché la giornata, come avete visto dal programma, è organizzata in tavoli di lavoro tematici.
Quindi a ogni tavolo di lavoro siedono alcuni esperti, però gli esperti sono un po', diciamo, per tutti i tavoli. Quindi se c'è qualche tavolo che ha bisogno di chiarire qualche aspetto e l'esperto è seduto ad un altro, c'è la possibilità, diciamo, di usarli come jolly su più tavoli. Quindi li ringraziamo tantissimo. Ovviamente non sono solo quelli che sono seduti qui, anche nei tavoli ci sono molte persone che sono ugualmente competenti. E quindi le ringraziamo per aver dedicato un sabato mattina a venire, diciamo, ad aiutarci a fare questo percorso di confronto. Sindaco, vuole dire qualcosa oppure parla alla fine? No, un minuto, diciamo, anche per dare un buon l'avvio ai tavoli, alle persone che sono qui. Il tema ormai conosciuto, oggi si comincia a entrare nel merito e si comincia davvero a confrontarsi sulle tematiche, quindi a provare anche a capirne di più. E questa era l'ambizione del processo, cioè quello di superare quel gap informativo che c'è e c'è stato e c'è tuttora rispetto a un progetto che si colloca in una realtà molto complessa, penso sia l'infrastruttura più complessa che noi abbiamo da gestire nell'area metropolitana di Firenze e che a nostro avviso è stata trattata con troppa superficialità, cioè le stesse risposte di ENAC e Toscana Aeroporti, insomma, rappresentano un po' emblematicamente questo aspetto, no? Dice il processo partecipativo e la comunicazione è esaurita dal procedimento di VIA, cioè questa è una cosa assurda che nega tutti i principi della partecipazione dell'informazione, perché la VIA è un procedimento molto tecnico che riguarda esclusivamente delle competenze specifiche e nulla a che vedere con un processo invece democratico di partecipazione, di informazione, anche di confronto per capire quali sono le soluzioni alternative, le migliori e quello che comporterà l'effetto, gli impatti positivi e negativi, perché io ci voglio mettere tutte e due ad un'opera come questa. Negare questo significa in qualche modo non voler discuterne, ma ritrovarsi a portare, diciamo, in un percorso parallelo da quello della condivisione, un progetto come questo. E come abbiamo visto già in passato, negare la complessità non significa aiutare il buon andamento dei progetti e i buoni risultati, ma negare la complessità e affrontarla con superficialità significa poi trovarsi a problematiche che alla fine creano danni e basta, sia economici che ambientali, cioè gli esempi sono tantissimi, basta vedere gli studi mancati sulla TAV o tutta una serie di cose che poi hanno lasciato sul territorio maggiori costi, maggiori impatti ambientali, problematiche che poi non si riescono a risolvere. Noi nel nostro piccolo, sempre con l'umiltà che ci contraddistingue, vorremmo provare a colmare un pezzettino di questo gap, con la speranza che sia utile a tutto il procedimento. Io non vi nascondo che quando sono entrato dentro questa stanza ho visto queste piante, questi fogli, cioè questa organizzazione con intorno a me persone, professori universitari, persone competenti, soggetti che si sono diciamo adoperati a approfondire questi temi. Ho un po' un effetto emotivo, no? Come dire, cioè come si fosse davvero in un paese democratico e civile in cui le questioni si affrontano con le competenze giuste, con l'ausilio della scienza, con l'obiettivo non di nascondersi ognuno dietro alle proprie certezze, ma in qualche modo di mettere le proprie certezze a disposizione di tutti e provare a vedere se dai dubbio nasce qualcosa di meglio di quanto siamo riusciti a fare fino ad oggi. Quindi l'augurio è quello di un buon lavoro. Noi cercheremo, rispetto a quello che verrà fuori, di raccogliere gli elementi più scientifici possibili da questa discussione e poi cercare di metterla a disposizione di soggetto decisore, della Commissione VIA, anche di noi stessi, perché in qualche modo in questo percorso abbiamo avuto un ruolo in passato come elemento tecnico dei comuni, ma dovremo avere anche un ruolo futuro quando si entrerà nel merito poi dell'autorizzazione del, se ci dovrà essere, dell'aeroporto, e quindi in qualche modo cercare ancora di correggere e quantomeno far emergere quelli che sono gli aspetti e controversi di questo progetto. Va bene, allora adesso facciamo un breve giro dove ognuno dice chi è, di che cosa si occupa e a quale tavolo appunto porterà la sua competenza e le sue conoscenze
se le ha del progetto, e se no ci aiuterà a vederlo per la prima volta come facciamo noi. Quindi faccio questo breve giro, prego chi è in sala di non alzarsi dai tavoli, perché subito dopo, finito questo giro, partono le discussioni. Poi ci sarà un breve break di coffee break alle 11 e poi dopo ci sarà un'ultima sessione di lavoro, poi di nuovo i rappresentanti dei tavoli si siederanno qui e ci racconteranno un po' come sono andate le discussioni. Quindi se riusciamo a mantenere questo andamento in due sessioni di discussione, si comincia a fare un primo approfondimento del progetto. Allora. Sì. Buongiorno, mi chiamo Borchi Francesco, vengo dall'Università di Firenze, lavoro all'Università di Firenze. E la tematica di ricerca è nell'ambito dell'acustica a vari livelli, e quindi come ho contribuito nel gruppo di lavoro dell'università per sostanzialmente analizzare e fare una serie di osservazioni alla valutazione, allo studio di impatto ambientale e alle successive controdeduzioni. E niente, quindi sono sul tavolo relativo all'impatto acustico e agli inquinanti. Grazie. Buongiorno, io sono Riccardo Benedetti, sono un fisico, lavoro come ricercatore presso il Consorzio Lamma. Anch'io sono assegnato al tavolo degli inquinanti atmosferici e del rumore, e mi sono occupato di questa vicenda in quanto sono stato uno dei firmatari, insieme a tanti altri miei colleghi del CNR e dell'AMMA, delle osservazioni che sono state presentate al Ministero proprio riguardo al master plan, di cui abbiamo fatto, ognuno con le sue competenze, io e i miei colleghi, un'analisi abbastanza di dettaglio. Grazie, buongiorno a tutti, io sono Sandro Ratti, sono un manager di una multinazionale qui dell'area fiorentina, e però oggi qui sono in veste più che altro anche di presidente di Confindustria Fiorentina, la sezione Confindustria Fiorentina Nord, sempre di Confindustria Firenze. Quindi sono qui perché siamo come organizzazione chiaramente molto interessati all'infrastruttura aeroportuale, che riteniamo da tempo strategica per lo sviluppo del nostro territorio. E il mio contributo sarà quello di dare appunto un contributo come manager, come utente, e anche però come categoria, perché chiaramente l'infrastruttura aeroportuale, ormai la nostra posizione è nota veramente da anni direi, è ritenuta strategica per avviare quel processo di aumento della competitività e attrattività della nostra area, con conseguente sviluppo e ricadute positive sul territorio. Ovviamente non ci sottraiamo al confronto, e quindi ho accettato ben volentieri l'invito che vi è stato rivolto, perché la finalità, il nostro obiettivo è quello di trovare una soluzione che possa dare delle risposte in tempi certi e possa anche però dare dei fatti concreti. Poi ho il rischio di dilungarmi troppo, magari porterò poi questo contributo al tavolo, perché avrei due o tre cose veramente che vorrei dire e condividere molto volentieri. Una battuta la faccio, però questa la vorrei fare. Ringrazio anche per questo invito, perché attraverso questo invito sostanzialmente mi avete dato un giovanile di almeno 15 anni, tra 15 e 20 anni. Vi chiederete perché. Il perché sta nel fatto che di alcuni temi che verranno affrontati stamani sono esattamente gli stessi che io ho trovato nel 1998, quando, pur non essendo residente qui nella Piana, sono venuto nella Piana, dove oggi passo comunque 12 ore al giorno almeno, quindi sono cittadino acquisito, e questo chiaramente dal nostro punto di vista rappresenta il problema. Il problema che un evento come questo dovrebbe contribuire a risolvere, a scacciare un po' le paure che spesso ingestono. Grazie. Sono Fausto Ferruzza, sono architetto di formazione, sono responsabile nazionale paesaggio per l'associazione Legambiente e sono anche presidente regionale di Legambiente. È molto semplice declinare e motivare la mia presenza qua oggi. La nostra associazione da sempre si è battuta contro questo progetto,
lo avversiamo da ogni punto di vista, ambientale, territoriale, socio-economico, strategico. Credo che non ci sia una motivazione valida per sostenere un progetto come questo. In più, accenno al fatto, io sarò al tavolo degli impatti territoriali e ambientali, che anche nello status quo questa piana, così già com'è adesso, avrebbe bisogno di ampie migliorie ambientali, di amplissime operazioni di miglioramento ambientale. E invece noi siamo ad aggravare ancora la situazione. Solo per chi ha, come dire, una percezione volante della piana, appunto solo lavorandoci, ma poi ci si deve abitare, ci si deve respirare, ci si deve muovere, e ovviamente incrementare le nocività credo sia una cosa esiziale per questa regione. Vi ringrazio. Buongiorno a tutti, io sono Franco Lucarelli, sono un fisico ricercatore al Dipartimento di Fisica al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino e mi occupo prevalentemente di studio dell'inquinamento atmosferico da parte del particolato atmosferico. E la mia presenza qui è motivata a parte per l'attività che svolgo quotidianamente, anche per il fatto che vivendo a Sesto Fiorentino e lavorando a Sesto Fiorentino sono fortemente interessato ad avere un'informazione più dettagliata possibile su quello che è il progetto e su tutte le ricadute, cosa che non è banale avere dall'esterno. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Domenichini, docente di infrastruttura aeroportuale all'Università qui di Firenze a Ingegneria. Sono stato coinvolto nel gruppo di lavoro che ha lavorato all'università per valutare e individuare le caratteristiche specifiche di questo intervento nel territorio di Sesto Fiorentino e mi sono dedicato a questa attività nel cercare di consapevole del fatto che i nostri studenti, che poi tra l'altro operano e si muovono nelle loro attività di tirocinio presso enti gestori di infrastrutture, tra l'aeroporto di Firenze, sono convinto che proprio attraverso un attento scambio di competenze tra coloro che operano e coloro che cercano di individuare dal punto di vista del scientifico e tecnico quale l'ottimizzazione delle situazioni possa avvenire un contributo in termini di miglioramento delle soluzioni. Partecipo al tavolo di discussione sulle caratteristiche tecniche del progetto e quindi sono a disposizione per coloro che chiedono informazioni riguardanti le specifiche caratteristiche di questo progetto. Mi permetto un'ultima battuta, anche attualmente i nostri allievi stanno facendo il tirocinio presso l'aeroporto di Firenze, spero che questo scambio di informazioni e questo scambio di idee non peggiori la situazione. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Barbara Gaballo, sono architetto e presidente dell'associazione Assesto Acuto. La nostra associazione è nata quasi 2 anni fa con l'intento di sollecitare le amministrazioni comunali e la cittadinanza su quelle che sono le tematiche sulla qualità urbana, la qualità degli edifici e l'ecosostenibilità ambientale. Ogni opera che si fa sul territorio ha delle ricadute, delle conseguenze, sia a livello sociale che economico e urbanistico. Questa è sicuramente un'opera che avrà tante conseguenze di questo tipo. Noi siamo disponibili, siamo in vari tavoli di discussione, noi dell'associazione, io particolarmente sono nel tavolo dell'impatto ambientale, quindi dell'impatto di questa struttura sul nostro territorio, e speriamo di dare il nostro contributo per capire proprio quali sono le ricadute in termini non soltanto urbani ma anche sociali di questa struttura sul nostro territorio. Grazie. Sì, salve a tutti, io sono Giovanni Modugno, sono un docente di fisica dell'Università di Firenze
e ho speso buona parte dell'ultimo anno e mezzo a studiare approfonditamente vari aspetti del progetto dell'aeroporto di Firenze sotto la guida del professor Domenichini, e ho messo a disposizione le mie competenze di fisico per quanto riguarda l'analisi dati, e oggi partecipo al tavolo numero uno, quello sugli aspetti progettuali, ed in particolare ci sono due aspetti che porterei volentieri in discussione, che sono quello dell'operatività delle piste dell'aeroporto di Firenze, sia l'attuale che quella prevista dal progetto, con le loro criticità. Questo è il primo punto. Il secondo punto, che è dettato dalla mia responsabilità personale su qualche centinaio di studenti di fisica che lavorano al polo scientifico, riguarda il problema del rischio di incidenti aerei, e quindi questo è il secondo tema di cui volentieri parlerei al tavolo. Ovviamente sono a disposizione per raccontare tutti gli altri studi fatti dal gruppo di lavoro dell'Università di Firenze riguardo, insieme al professor Domenichini, riguardo agli aspetti progettuali dell'aeroporto. Sì, buongiorno, sono Carlo Riccieri, sono un botanico, mi sono sempre occupato di flora e di vegetazione italiana, e quindi sono qui per dare delle elucidazioni sull'impatto che il nuovo aeroporto avrà nei confronti delle risorse e dei beni naturali che si trovano nella piana. Quindi sono a disposizione per qualsiasi delucidazione. Grazie. Buongiorno, mi chiamo Fiorenzo Martini, intervengo per conto dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, e intervengo non dal solo. Ai tavoli parteciperà l'ingegner Stanzano al tavolo tecnico, dovrebbe essere presente l'ingegner Rocco per il tavolo del rumore, tanto per testimoniare l'attenzione che l'Ordine attribuisce a occasioni come questa. Ho già avuto modo di dire nella seduta di apertura, felicitarmi per questo processo di comunicazione e di consultazione che il nostro ordine da un po' di tempo caldeggia. Io credo ci sia un deficit in questa natura, soprattutto per i progetti complessi che coinvolgono larga parte della popolazione, cittadinanza. Quindi grazie ancora agli organizzatori. Riprendo un po' solo una riflessione, riagganciandomi all'intervento del sindaco. Credo che probabilmente, se questo lavoro fosse stato fatto in precedenza in termini più ampi, sarebbe stato anche più fruttifero. Comunque, tant'è. Credo che alla base di tutto ci debba essere probabilmente una consultazione più ampia, che c'è stata nel tempo di aeroporto per Firenze, se ne parla da 40 anni. Probabilmente l'approccio nei decenni precedenti non si è sviluppato con la dovuta continuità. Credo anche che la prima domanda che non sento citare, ma sia: questo aeroporto serve allo sviluppo dell'economia e della vita, direi, non solo di Firenze ma di tutta la piana? La risposta fornita da vari enti è stata sì. Allora credo che a questo livello della consultazione e dello sviluppo del progetto ci sia da riflettere e da verificare quali sono gli accorgimenti migliori per limitare le ricadute negative che evidentemente ci saranno per una fetta di popolazione che è più direttamente coinvolta e interessata dalla presenza dell'infrastruttura e del successivo esercizio che ovviamente dovrà protrarsi negli anni per produrre gli effetti positivi sul sistema economico
direi regionale a questo punto. Grazie. Vi prego di far veloci per non sottrarre troppo tempo alle discussioni, vediamo di cercare di iniziare le discussioni verso le 10:15. Bene, velocissimi, io sono Marco Bottino, sono il presidente del Consorzio di Bonificatori Medio Valdarno e il nostro contributo ai tavoli di lavoro sarà un contributo che riguarda l'impatto del progetto della futura pista dell'aeroporto sulla parte idraulica della Piana Fiorentina. Un impatto importante, un impatto che già dal 2009 noi abbiamo segnalato e che comunque ha avuto alcuni step di confronto sia con i progettisti che con la Regione Toscana, ma che a oggi presenta ancora criticità che saremo in grado di spiegare poi al tavolo di discussione. Buongiorno, io sono Leonardo Piccini, sono un ricercatore dell'IRPET, l'Istituto Regionale di Programmazione Economica della Toscana, dove mi occupo di economia dei trasporti e delle infrastrutture. L'IRPET a più riprese è stato chiamato a occuparsi di impatto economico dell'aeroporto, prevalentemente per, come dire, a supporto della programmazione regionale. Io, il mio contributo diciamo, sarà al tavolo, quindi costi, impatto economico e impatto sulla mobilità per la parte prevalentemente di impatto economico. E, dicevo, l'IPET se ne è occupato a più riprese e io ho contribuito a uno degli ultimi studi e quindi in quanto tale porterò la mia esperienza e risponderò alle eventuali richieste di chiarimento. Io sono Alberto Magnaghi, presiedo la società dei territorialisti che ha aderito a questo tavolo e sono professore emerito di pianificazione territoriale dell'Università di Firenze e sono qui perché mi sono posto una domanda. La pianificazione territoriale è un hobby di noi pianificatori o è uno strumento obbligatorio dell'amministrazione pubblica? Ora risponderò al tavolo sugli impatti territoriali precisando che cos'è la variante al PIT che è stata votata dal Consiglio regionale e quindi è legge, e che prevede una serie di prescrizioni sulla pista, sulla obbligatorietà del dibattito pubblico che non c'è stato, su chi deve pagare, eccetera, eccetera. Tutte queste prescrizioni sono state disattese, quindi rispondo, questo progetto è un progetto fuori legge e quindi la pianificazione territoriale si dimostra in questo caso, come in molti altri, che è un hobby di noi pianificatori. Sono Mario Marchetta, ho insegnato finora progettazione urbanistica presso l'Università di Firenze, però personalmente mi sono occupato della Piana di Sesto fin dagli anni 70, in parte con gioia e in parte con dispiaceri, e insieme alle amministrazioni comunali di allora abbiamo deciso di considerare la piana a disposizione del territorio e non più dell'espansione edilizia. Proprio la zona di cui parliamo è stata salvata allora da un'espansione edilizia notevole. E quindi parteciperò al tavolo sulle normative perché ritengo che non solo il progetto sia ancora poco conosciuto, ma soprattutto il territorio e le sue caratteristiche specifiche e puntuali è stato dimenticato, forse più che non conosciuto, non tanto dalla popolazione, secondo me, dagli scienziati, ma quanto dalle amministrazioni che pure un tempo hanno promosso il processo che ha portato al parco territoriale. Grazie. Buongiorno, sono Manuela Giorgetti Fialdini, sono un geologo libero professionista e ho cercato di approfondire le tematiche più legate al territorio, quindi alla geologia, all'idrogeologia, e devo dire che guardando tutti i documenti che sono stati pubblicati, gli aspetti più strettamente legati proprio alla geologia, all'idrologia, sono veramente molto carenti.
E questo aspetto fa un po' pensare, perché il progetto, così come è dichiarato, occupa un'estensione di 336 ettari e non è poco. Si prevede di scavare 2,5 milioni di metri cubi di terreno e di fare dei riporti di circa 1,5 milioni di metri cubi. Io ho provato a visualizzarli, perché sono tantissimi, e è come costruire un grattacielo di 120 piani su una superficie grande come uno stadio di calcio. E ancora non c'è una caratterizzazione di tipo geologico, di tipo geotecnico di questi terreni. E quindi ci si domanda, loro pensano di poter riutilizzare queste terre di scavo per fare che cosa? Senza nessuna caratterizzazione. E questa cosa non solo incide sul territorio, ma inciderà notevolmente anche sui costi. E ancora queste cose non le sappiamo. Riguardo al reticolo idrografico, è chiaro che il problema non è solo lo spostamento del Fosso Reale, che è, ancora nasconde un sacco di punti interrogativi, ma è su tutto il reticolo idrografico della Piana. E ancora anche qui rimangono dei vuoti, insomma, dei dubbi che nelle varie relazioni sono dichiarate, si approfondiranno in un secondo momento. Ma certe cose bisogna saperle oggi, prima, in fase decisionale, non postuma. E in più non sappiamo nemmeno esattamente chi pagherà queste opere ingentissime e chi le gestirà. Quindi sarò al tavolo legato appunto all'ambiente del territorio e apriremo la discussione. Grazie. Buongiorno, sono Paolo Baldeschi, docente, anzi ex docente di urbanistica, ma non mi sono iscritto al tavolo urbanistico, che è già ben nutrito e rappresentato, no? Mi sono iscritto al tavolo economico, non come esperto, perché non posso dire di essere un esperto in economia, anche se mi sono interessato molto a economia dello spazio come urbanista, ma soprattutto per porre delle domande. Primo, esiste un piano serio industriale del progetto dell'aeroporto? È credibile che questo aeroporto sia inaugurato nel 2017, come più volte è stato riportato dalla stampa, senza alcun tipo di smentita? E quali sono i costi reali dell'aeroporto? Quali sono i vantaggi? Perché c'è una dissimetria enorme tra tutti gli studi che sono stati prodotti finora dal proponente ambiente, eccetera, eccetera, nonostante tutte le carenze già denunciate, e cosa c'è che dimostra l'utilità economica? Che io ho letto uno studio di 50 pagine dell'IRPET, e proprio su questo studio io vorrei rivolgere parecchie domande. Sì, sono Renzo Pampaloni, sono un tecnico del comune di Calenzano, insieme a tutti i colleghi dei comuni interessati dal progetto, quindi Firenze, Sesto, Campi, Signa, La Strassigna, Poggiacaiano, Carmignano e Calenzano, abbiamo portato avanti un'istruttoria a servizio delle amministrazioni finalizzata poi all'estensione dei pareri di competenza. E quindi sono qui in rappresentanza di questo gruppo, ho visto anche l'architetto Franco del comune di Poggiacaiano, che comunque è qui insieme a me, quindi sono a disposizione di portare i risultati che sono emersi da questo lavoro del gruppo intercomunale. Sì, io non sono un esperto, sono il sindaco di Poggiacaiano, quindi vi saluto tutti, ringrazio davvero gli esperti che sono qui, che daranno un importante contributo a questa giornata, importantissima per la partecipazione, e ringrazio in particolare anche tutti i cittadini, le associazioni che sono qui presenti, perché questo è il modo, io credo, di rappresentare la partecipazione vera dei cittadini a dei momenti così importanti come quello della scelta di un'infrastruttura che impatta sul territorio. Poi si può essere d'accordo, si può essere a favore, questo dibattito però è mancato, e quindi la giornata di oggi serve per recuperare anche questo spazio. Grazie e buon lavoro a tutti. Bene, allora gli esperti si accomodano ai tavoli e diamo il via alle discussioni. Ci rivediamo qui alla plenaria finale per sapere un po' come sono andate le cose verso le 12:15.
Ringraziamo tutti i cittadini e gli esperti che hanno potuto partecipare a questa giornata, che non è l'unica giornata di discussione e di approfondimento. Vi ricordiamo che c'è anche il 2 aprile, saremo alle Scuderie Medice di Poggio a Caiano, quindi un ambiente bellissimo che vale anche la pena di conoscere per chi non l'avesse mai visto. Sarà anche lì, lavoreremo a gruppi con dei momenti di plenaria dei momenti di discussione ai tavoli. I temi potrebbero essere gli stessi, però adesso sentiamo anche un po' gli esiti delle vostre discussioni in modo da capire se c'è bisogno di aggiungere qualche altro tema o se qualche tavolo invece ha espresso il desiderio di essere accorpato ad altri tavoli. Quindi facciamo subito una brevissima presentazione di come sono andati i lavori, anche per i cittadini che ci seguono in streaming, che purtroppo all'inizio, diciamo, della giornata non abbiamo potuto fare il collegamento perché c'era qualche problema di linea, però adesso mi dicono che funziona, quindi salutiamo anche tutti quelli che ci seguono da casa. Pubblicheremo il riassunto delle discussioni, dei tavoli, dopo che saranno un po' rivisti dai facilitatori anche con i partecipanti ai tavoli, e quindi tutto il materiale sarà a disposizione in modo che chi verrà all'incontro del 2 aprile avrà possibilità di leggerselo e quindi di venire all'incontro informato, perché questo è un percorso, quindi sarebbe importante per chi può seguire tutti gli appuntamenti. Chi non può ha il modo, diciamo, di vedersi questi momenti di plenaria e di leggersi i report scritti. C'è già il riassunto anche del primo incontro che era stato fatto a Sesto Fiorentino il 5 marzo. Allora, facciamo un breve giro, partiamo dal tavolo 1, caratteristiche del progetto. La facilitatrice è Michela. Salve, buongiorno a tutti. Il nostro tavolo, abbiamo parlato appunto delle caratteristiche del progetto presentato da Toscana Aeroporti, affrontando le questioni che secondo i partecipanti necessitavano di un chiarimento. E il nostro tavolo era molto numeroso, era composto sia da cittadini semplici che da rappresentanti di gruppi organizzati, associazioni, comitati ed esperti appunto. La discussione al tavolo è andata molto bene, è stata un'occasione interpretata da tutti come un'opportunità di confronto e scambio, e si è costruito un bel momento d'approfondimento. Abbiamo cominciato partendo dai contributi che hanno portato gli esperti, quindi il professor Giovanni Modugno e il professor Lorenzo Domenichini dell'Università di Firenze, che quindi hanno cominciato a illustrare delle tematiche molto sentite al tavolo. In particolare la prima questione fondamentale, che è ritornata un po' anche dall'altra volta, le corrette pratiche di progettazione di un aeroporto. Quindi su come la normativa internazionale, diciamo, si pronuncia sulla corretta realizzazione di un aeroporto, quindi l'orientamento secondo i venti prevalenti e un'attenzione al controllo dei venti invece trasversali in maniera che non siano troppo forti. Quindi questa questione qui era fondamentale da portare in partenza, e comunque il lavoro del gruppo si è mosso in modo molto logico, perché sono state subito analizzate anche le criticità della pista attuale riconosciute dai partecipanti, quindi la lunghezza della pista attuale, il coefficiente di utilizzo. Anche questo è un tema molto interessante, perché si sono rilevate delle differenze nel valore del coefficiente di utilizzo, che nel caso del calcolo dell'Università di Firenze, appunto, come hanno testimoniato gli esperti, vale un numero, nel caso del progetto viene valutato un altro, quindi si parla dal 90 al 97%, quindi una bella differenza nel risultato del coefficiente di utilizzo della pista attuale. E su questa cosa è stato rilevato che manca una dimostrazione di come è stato calcolato appunto nel progetto presentato.
sulle criticità della pista attuale, quindi di conseguenza a questo abbiamo la questione dei dirottamenti, che è stata un'altra questione affrontata, e la questione della monodirezionalità, che è un vincolo dovuto appunto alla presenza del Monte Morello. Quindi le criticità attuali sono state inquadrate. A questo punto il tavolo ha ritenuto opportuno, diciamo, cercare di inquadrare qual è lo scenario della nuova pista, quindi immaginare e capire quanto il progetto risolva le criticità attuali. Quindi per punti vi dico che il tavolo ha riconosciuto che la buona pratica progettuale, diciamo, in qualche modo non è stata seguita, cioè non abbiamo la soluzione ottimale. Qui parliamo di un progetto che è un compromesso, appunto perché la normativa internazionale si pronuncia in un certo modo. Si riducono i dirottamenti col nuovo progetto, ma non si annullano del tutto, rimane una percentuale di dirottamenti. Non si risolve il problema della monodirezionalità, non c'è quindi un miglioramento sostanziale come tutti si auspicano al tavolo. Mancano informazioni poi sulla quantità di voli sopra Firenze. Questa è una questione che appunto è emersa, e al tavolo sono state portate questi contributi, cioè non sappiamo valutare quali sono gli effetti anche di eventuali voli sopra Firenze. E questa poi c'è invece la lunghezza della pista, che nel progetto è migliorata, perché la lunghezza della pista, quindi la criticità legata alla lunghezza della pista, viene migliorata. Parliamo anche delle preoccupazioni che sono state un po' esplicitate al tavolo, perché sono diverse. Si parte dalla questione del contesto in cui l'aeroporto si va a inserire, perché questo progetto, come qualcuno ha detto al tavolo, diciamo, va a trinciare il territorio e a dividere sostanzialmente il territorio, frammentandolo. Quindi non si percepisce come un progetto di questo tipo possa valorizzare il territorio. Mi sembra che anche la questione dei collegamenti con l'intorno, e quindi dal punto di vista della viabilità che dal punto di vista ambientale, erano visti come dei potenziali miglioramenti. Invece in questo progetto non si intravede un discorso di questo tipo. Anche un'altra preoccupazione è che non è stata presentata un'elaborazione concreta di quelli che sono i costi-benefici dell'aeroporto, cioè se i benefici dell'aeroporto compensano in qualche modo tutte le criticità che si vanno a delineare e a cui, insomma, bisogna rispondere. Altra preoccupazione è diffusissima: quali sono gli interventi di compensazione realizzati e da chi sono realizzati? Chi sostiene i costi di questi interventi? C'è molta richiesta di chiarimenti su questa cosa. Il progetto probabilmente va approfondito anche nei prossimi incontri per chiarire queste questioni. E vi dico soltanto che è stato richiesto anche di affrontare al prossimo incontro il tema della sicurezza e del rischio degli aeroporti. Questo è un po' deciso. Perfetto, grazie. Poi ci sono anche qui dei partecipanti, magari dopo sentiamo anche una brevissima opinione loro di come sono andate le discussioni. Prima finirei i riassunti dei tavoli. Tavolo 2, di che cosa avete parlato? Allora, il tavolo 2... Il tavolo 2 era relativo, insomma, si discuteva dei problemi relativi all'inquinamento, insomma, inquinamento acustico e inquinamento atmosferico. Devo dire che alcuni temi e alcune considerazioni sono condivise, insomma, con questo, col tavolo che ci ha preceduto nell'esposizione, e immagino che saranno ricorrenti anche durante l'esposizione degli altri tavoli, ovvero una delle considerazioni relative allo stato di fatto, diciamo così, delle considerazioni relative alle criticità
che pone lo scenario presentato dal proponente e dei problemi e delle preoccupazioni relativi a diverse dimensioni che intersecano quella degli inquinamenti acustici e atmosferici. Però cercando di andare un po' per ordine, dovendo appunto descrivere il tavolo è stato composto come il precedente da parte di esperti, quindi dell'università, dell'AMR, del CNR, e parte di cittadini, tra virgolette, perché diversamente esperti. La discussione è stata abbastanza vivace, ma devo dire è uscita una voce abbastanza univoca, una voce abbastanza accordata sulle preoccupazioni, se non altro, riferite al progetto, all'impostazione del progetto, alle modalità di conoscenza delle criticità che si hanno sul territorio relativa a questi due aspetti, agli inquinanti, perché forse occorre dirlo subito, c'è proprio un problema di misurazione del grado zero dal quale partire per misurare gli eventuali carichi, gli eventuali discostamenti da questo grado zero dallo stato di fatto. Quindi si è rilevato intanto un'assenza di dati soddisfacenti su qual è la situazione oggi di un'infrastruttura, di un aeroporto che ad esempio è emerso dal tavolo, dovrebbe avere già attuato tutta una serie di misure di mitigazione che invece non sono mai state attuate sull'aeroporto esistente. E quindi essendo poi lo scenario del proponente essendo calcolato su di uno stato futuro dove entrano nel calcolo anche gli interventi di mitigazione e quindi degli interventi di mitigazione, quindi è emersa un po' questo dubbio, questo problema. Quindi sulla situazione attuale essenzialmente la parola d'ordine la condivisa è che i dati che abbiamo a disposizione sono poco caratterizzati, si riescono ad interpretare, ad usare utilmente per le proiezioni future con difficoltà. Ora arriviamo appunto allo scenario. Ovviamente questo tavolo ha espresso diverse perplessità sulla soluzione proposta, questo è un aspetto abbastanza condiviso, perplessità che nello specifico sono derivate, forse aumentate, dalle modalità di calcolo dei carichi inquinanti che ci potranno essere quando l'infrastruttura sarà, se e quando sarà realizzata, quanto sono affidabili le simulazioni prodotte. E qui è emersa la stessa cosa, cioè la poca caratterizzazione delle modalità di calcolo degli impatti fa sì che ci sia grande varietà e grandi dubbi sull'effettiva rispondenza di questi calcoli a degli scenari effettivamente che si realizzeranno effettivamente. Cioè anche qua si è rilevato, almeno i partecipanti al tavolo hanno rilevato, un grande dubbio, una grande incertezza sul fatto che quegli scenari siano effettivamente quelli che registreremo. E questo è riferito sia alla quantità di rotte che effettivamente saranno quelle monodirezionali, o a quanto si potrà scostare l'uso della pista rispetto alle rotte, e quindi anche solamente il dato delle rotte, anche una piccola variazione del dato sulle rotte per queste due dimensioni, come capite bene, dell'impatto acustico e dell'impatto ambientale atmosferico, possono variare lo scenario in proporzione determinante. Quindi sono emerse queste perplessità. Non voglio dilungarmi troppo perché volevo che una partecipante al tavolo parlasse direttamente, però dico altri dubbi sulle simulazioni di scenario che sono state prodotte. Ad esempio, gli scenari sono stati calcolati essenzialmente sulla quantità di residenti entro le isofone, se parliamo di inquinamento acustico, e quindi questo, capite bene, che vuol dire che nonostante siano stati posti dei dubbi sull'effettiva poi rispondenza reale di queste isofane, sono stati posti dei dubbi perché al tavolo è emerso, quella è un'area che non è solamente utilizzata da chi ci risiede, ma come si dice ci sono tutta una serie di city users. Ad esempio si è parlato semplicemente degli utilizzatori del polo scientifico di Sesto, ma non solo, anche degli utilizzatori delle aree
protette, le aree naturali, insomma, del patrimonio di naturalità che c'è intorno, che avrebbero dovuto entrare in un calcolo di impatto su queste due dimensioni. E quindi e qua torniamo però al problema iniziale della caratterizzazione del dato e della scelta degli indicatori di calcolo. Ci sono quindi dubbi su questa dimensione, sono tutte delle perplessità anche sulle possibilità di futura mitigazione del progetto. Però velocemente, se riusciamo. Scusatemi. Scusate, mi sono dilungato troppo. Il tavolo. Il 3, sì. Buongiorno, grazie. Noi eravamo impegnati nel tavolo 3 riguardante gli impatti sul territorio e sulla rete delle acque. Emerge dal dibattito al tavolo un tema di fondo trasversale a più o meno tutti gli interventi, sia di esperti che di semplici cittadini, spesso molto esperti anche loro, che è un po' l'incoerenza del progetto proposto con la filosofia di sviluppo e la visione strategica della piana intera e di tutto il sistema insediativo e territoriale della Toscana centrale. E il progetto, se possiamo realmente definirlo un progetto, come vedremo meglio dopo nello specifico, data la seria mancanza di elementi conoscitivi di base strettamente necessari. Comunque questo progetto risulta per il momento, a meno di altri dell'approvazione di altri documenti al momento non adottati, approvati da nessuna amministrazione, il progetto risulta al momento illegittimo e insostenibile da vari punti di vista. Dal punto di vista urbanistico abbiamo elencato 4 macro tematiche al nostro tavolo, rispetto a cui fare una lista di punti di illegittimità e o insostenibilità del progetto. Quindi dal punto di vista urbanistico, geologico, naturalistico e idrografico, idrogeologico. Dal punto di vista urbanistico, questo progetto è fortemente discordante con la variante al PIT già approvata dalla Regione Toscana, e in cui vediamo una trasformazione, un cambiamento di ruolo del parco della Piana da elemento ordinatore di tutto il sistema territoriale a una specie di grande opera di mitigazione e compensazione rispetto al progetto dell'aeroporto, che anche sotto vari punti presenta delle forti incoerenze con questa variante al PIT. Ad esempio, le caratteristiche del progetto rendono evidente che non si tratti più di un city airport come prescritto dalla variante, ma di un aeroporto di portata internazionale. La pista viene portata a 2400 metri e non rispettando quindi il limite dei 2000 metri imposto in precedenza. Peraltro si rileva come la Regione Toscana abbia investito tanto in termini di risorse economiche, umane, di tempo, impegno e risorse progettuali nel Parco della Piana, ha investito tanto nella progettazione e realizzazione del polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino, per poi smentire questa visione strategica sull'area vasta con un progetto, per l'appunto, che in modo permanente, non è un'opera da cui si può, se realizzata, si potrebbe tornare indietro, che blocca o perlomeno indirizza verso un modello di sviluppo tutto il sistema territoriale della Piana Fiorentina, ripeto, non in coerenza con la visione strategica enunciata, adottata e approvata in precedenza dai vari
strumenti di pianificazione, piani e programmi portati avanti dalla regione. E inoltre è mancato nella fase precedente, come prescritto anche qui dalle varie norme della regione toscana, il dibattito pubblico. E sempre per rimanere nell'elenco dei punti che abbiamo elencato nella colonna urbanistica, ma sono evidentemente trasversali a vari temi, rimangono forti dubbi anche per problemi di mancanza di dati di base su chi paga gli interventi di mitigazione e compensazione che un'opera del genere necessariamente comporta. E dal punto di vista geologico emerge con forza una criticità che già è stata enunciata a proposito del tavolo 2, che è l'assenza di un quadro conoscitivo sufficientemente robusto e strutturato. Dal punto di vista geologico in particolare manca una caratterizzazione dei terreni da un punto di vista litologico, geotecnico, idrogeologico, banalmente se e quanta acqua c'è nella falda sottostante, dal punto di vista ambientale e sismico. Mancano delle basi informative, elementi necessari per valutare il progetto e i costi relativi, al punto che difficilmente si può parlare di un vero progetto. Dal punto di vista naturalistico, a fronte di fortissime e evidenti conseguenze e impatti su habitat e specie, habitat che verrebbero ridotti, spostati e non sono certo facilmente ricostituibili, all'inquinamento atmosferico dovuto ai gas di scarico e anche e soprattutto ai carburanti incombusti che vengono scaricati in fase di atterraggio dagli aerei, e l'effetto sul microclima del sistema territoriale e anche del consumo di suolo di questo progetto, e tutta una serie di problemi idrografici, idrogeologici un po' difficilmente anche analizzabili e quantificabili per la mancanza di dati di base, e dall'altra presenza di soluzioni a delle criticità che sarebbero accettabili solo andando in deroga alle norme. Adesso non è che possiamo raccontare tutto dettagliatamente quello che hanno detto i tavoli, ci saranno sicuramente i report, verificheremo se effettivamente questi documenti mancano, perché la documentazione è amplissima, quindi non è detto che queste informazioni non ci siano, bisogna spulciare bene tutti i documenti e cercare di vedere se ci sono. Quindi i tavoli hanno fatto bene a evidenziare delle carenze, cercheremo anche, speriamo con l'aiuto dei promotori, di vedere se effettivamente non esiste nulla che tratta questi aspetti. Chiuderei con gli altri tavoli, 4. Bene, anche la nostra discussione è stata piuttosto vivace e interessante, avevamo esperti anche con posizioni differenti, quindi è stato un confronto molto utile, e devo dire che anche l'interazione fra esperti e cittadini è stata molto buona. Io mi limiterò a citare due questioni che sono rimaste aperte, le principali. Una è già stata citata, cioè manca... Scusate, il tema del tavolo erano le ricadute economiche, i costi e la riorganizzazione della mobilità, scusate, ha ragione. E, ecco, rispetto a questo, quello che è stato messo in evidenza direi subito dal principio del lavoro è una mancanza di una chiara valutazione costi-benefici rispetto all'opera. E questo provoca da una parte una forte preoccupazione di dissipare risorse pubbliche, sono stati fatti esempi anche rispetto ad altre opere che hanno portato a queste conseguenze, e dall'altra come quest'opera anche dal punto di vista strettamente economico si relaziona col mosaico degli interventi che sono previsti in questo territorio, quindi rendere effettivamente evidente i costi e i benefici dell'opera rispetto all'insieme delle cose che sono pianificate, sono state realizzate e verranno realizzate in quel territorio è particolarmente importante.
Il secondo tema invece riguarda il valore economico di un aeroporto per una città. Questo ci è stato spiegato molto chiaramente dal rappresentante di Confindustria, che, la cui presenza è stata apprezzata da tutti nel tavolo. Ed ecco, ci è stato reso evidente quanto è importante un aeroporto per un sistema economico locale. Però da questo punto di vista le due questioni rimaste aperte e sulle quali forse converrà ritornare la prossima volta sono effettivamente il rapporto fra l'aeroporto attuale e quello di Pisa, ovvero quanto in realtà invece la relazione con Pisa, sviluppandola, possa divenire importante, e anche quanto è stato fatto rispetto all'aeroporto attuale, cioè mentre gli scenari, i documenti tecnici che sono stati portati al tavolo guardavano l'aeroporto attuale come un aeroporto fermo, in realtà quello che è stato rappresentato è un aeroporto che anche nella situazione attuale ha avuto una sua evoluzione. Su questo tema di raffronto con lo scenario di potenziamento dei trasporti su ferro verso Pisa e lo scenario di lavoro sull'aeroporto attuale, chiaramente emerge la mancanza dell'interlocuzione con i proponenti. Ecco, su questo punto, senza i proponenti è difficile fare passi avanti. Il secondo tema che avevamo in programma è quello della mobilità, e quindi le questioni che riguardano l'inserimento di quest'opera nel scenario della mobilità della Piana. Da questo punto di vista abbiamo cominciato solamente a fare un elenco delle questioni: il rapporto con la tranvia, il rapporto rispetto all'accessibilità verso Sesto, però ci siamo riservati di occuparci di questo tema nella prossima occasione. Ok, invece io vi racconto che cosa è successo al tavolo 5, che riguardava gli aspetti normativi e procedurali. Devo dire che alcuni elementi che sono già stati toccati da altri tavoli sono stati toccati anche nel nostro. La nostra chiave di lettura però era individuare eventuali problemi di rispetto della normativa o di procedura che questi argomenti potrebbero implicare. Il tavolo era composto da esperti, da rappresentanti dei comuni, da cittadini sia singoli che organizzati. La discussione è stata proficua, ordinata, e sono emersi molti punti. Ora li passo in rassegna molto velocemente, e poi tanto nel report troverete il dettaglio di ognuno. Allora, intanto il tavolo è partito dal ragionare sul livello di progettazione del masterplan, quindi su alcune carenze progettuali che determinano anche dei problemi poi procedurali. Per esempio sugli aspetti idraulici abbiamo chiesto anche la consulenza di un esperto del consorzio di bacino, che ci ha spiegato come già sono state chieste e ottenute diverse integrazioni, ma dal punto di vista idraulico restano comunque degli elementi ancora non ben definiti che potrebbero costituire un problema in futuro. Per esempio il sottoattraversamento del fosso reale rispetto all'autostrada, per esempio le condizioni idrogeologiche locali, ora non voglio entrare nel dettaglio. Comunque un altro elemento interessante che è emerso è che il parere del consorzio di bacino non è un parere vincolante, mentre invece avrebbe potuto esserlo, quindi una cosa che ha chiesto il tavolo è stato di capire meglio su quale base la regione ha deciso che il parere del consorzio di bacino non doveva essere vincolante. Poi altri elementi, il piano di gestione delle terre per esempio, sono stati chiesti approfondimenti. Lo spostamento delle aree di interesse comunitario, si sa che dovrebbe arrivare un parere dalla Comunità Europea, non si sa se questo parere è arrivato, eventualmente cosa c'è scritto. Le conoscenze su traffico, aria, rumore, è già stato detto negli altri tavoli, e il quadro conoscitivo avrebbe potuto essere più approfondito, soprattutto
La richiesta del tavolo è stata quella di ragionare non tanto su i 4,5 milioni di passeggeri che si è prefissa, diciamo, come piano industriale il gestore dell'aeroporto, ma sulla capacità massima della pista. Quindi un domani potrebbe essere aumentata questa capacità massima di passeggeri. Un altro elemento che potrebbe essere da approfondire è quello dei sottoservizi, cioè le grandi modifiche che verranno operate dall'inserimento di questa pista imporranno delle deviazioni, delle modifiche ai sottoservizi che nel master plan non sono specificate, non è specificato quanto costano e chi le pagherebbe. Un altro elemento che è già emerso è quello dell'integrazione con Pisa, quindi se la strategicità di Firenze dipende dall'integrazione con Pisa, il tavolo vorrebbe vedere più approfondito un piano sia di progettazione che di gestione poi operativa dei due aeroporti in modo coordinato. Su questo tema il tavolo ha discusso anche molto del piano nazionale degli aeroporti, che è in corso di valutazione. La valutazione ambientale strategica è in corso. Il tavolo ritiene che sarebbe opportuno mandare dei contributi già nella fase iniziale in cui siamo adesso per integrare questa VAS del piano nazionale aeroporti, che non sembra essere per adesso troppo approfondita e ci sono anche delle incoerenze, insomma. Tra l'altro, visto che l'unica VAS preliminare alla via del master plan dell'aeroporto è quella del PIT, che però aveva delle previsioni diverse e quindi non sembra in qualche modo legittimare per esempio la pista più lunga, il tavolo si chiedeva se non fosse opportuno che la via dell'aeroporto fosse in qualche modo sospesa fino a che la VAS del piano nazionale aeroporti non troverà compimento. Sulle incoerenze poi è stato rilevato anche al nostro tavolo il problema delle incoerenze con la programmazione urbanistica regionale, provinciale dei vari comuni. Da questo punto di vista la richiesta è alla regione: come pensa di far valere la regione la non conformità urbanistica del master plan rispetto a tutte le programmazioni, le pianificazioni in essere? Per esempio la legge 65 in vigore, per come è attualmente, prevederebbe una conferenza di copianificazione preventiva anche rispetto alla conferenza dei servizi finale, e quindi insomma la regione il tavolo vorrebbe una risposta dalla regione in questo senso. Finisco dicendo che nel PIT ci sono anche delle prescrizioni che potrebbero essere riprese e fatte valere dalla regione. Per esempio quella sulla costituzione di un comitato di garanzia che dovrebbe monitorare gli effetti dell'aeroporto sia in essere che futuro. Questo comitato di garanzia potrebbe essere già attivato adesso. Una domanda finale sulla valutazione di impatto sanitario. La regione si era presa l'impegno di in qualche modo farla. Il tavolo vorrebbe capire se verrà fatta e quando. Perfetto, ringraziamo tantissimo per queste sintesi. Chiamiamo qui qualche cittadino che era seduto ai tavoli, venite qui, venite. Che tavolo eravate? Io al 2. Prego. Allora, è andata molto bene perché comunque abbiamo potuto analizzare i vari aspetti, non solo dal punto di vista di un inquinamento ambientale, ma proprio da un punto di vista di inquinamento acustico. È venuto fuori che, per esempio, ci sarebbero costi di mitigazione che non sono stati calcolati, i rischi comunque per la salute, perché ci sono le scuole comunque intorno, ci sono i parchi, ci sono le aziende, quindi anche banalmente una sicurezza sul lavoro. Lo spostamento del Fosso Reale è venuto fuori anche da noi, perché comunque pare ci siano state proposte anche da parte del polo scientifico per trovare delle soluzioni. Rispetto a quando vi siete seduti, avete più preoccupazioni o più rassicurazioni? Mi sa tanto la prima, sinceramente. Anche lei? Decisamente più preoccupazioni. Anche per me è stato un prendere coscienza di certi aspetti normativi che non conoscevo, senz'altro, e rendermi conto di quanto la democrazia sia
sia in un equilibrio molto precario in questo momento, cioè il cittadino non ha voce in capitolo, anche perché ho scoperto che la regione che aveva l'obbligo di creare un dibattito pubblico poi non l'ha fatto. Da voi come sono andate le discussioni? Sì, il dibattito era molto vivace e molto civile allo stesso tempo e i cittadini erano molto competenti, devo dire che questo mi ha molto sorpreso, quindi interagivano molto bene con gli esperti, specialmente la conoscenza del territorio, del diciamo, patrimonio ambientale, culturale e anche delle varie attività produttive insomma, che già ci sono e che comunque diciamo, si integrerebbero a questo potenziale nuovo progetto che verrebbe diciamo, ad interagire. E, mi pare che la dimensione della sfiducia sia comunque presente, sfiducia appunto nei confronti dei proponenti che non hanno voluto partecipare diciamo, al dibattito e quindi questo diciamo da un lato la grande potenzialità che c'è da parte dei cittadini di poter partecipare anche con delle competenze e la chiusura diciamo del dialogo diciamo che non facilitano ecco un'idea delle istituzioni o degli attori imprenditoriali positiva da parte della cittadinanza. Il vostro tavolo era quello dei costi, avete avuto le persone che erano a favore sono riuscite a esprimere secondo lei un po' la loro opinione? A favore del progetto dice, ma indubbiamente hanno portato i loro argomenti, però diciamo che la questione appunto dei benefici rimane molto vaga, ecco. Quindi chiedete insomma che ai prossimi incontri sia possibile avere anche qualcuno dei proponenti. Io ero insieme ad altri colleghi dell'associazione a Sesto Acuto al tavolo 1, altri colleghi sempre dell'associazione erano anche ad altri tavoli. La cosa che mi ha colpito di più, lì dove si metteva a tema la descrizione del progetto, il difetto tutto italiano di guardare la questione con i paraocchi, siccome lì la questione è enorme, il paraocchi si allarga ma il metodo è sempre quello e quindi ho capito che oltre il filo spinato che perimetrerà il nuovo aeroporto c'è un rammendo letterale e non c'è bisogno di essere tecnici per capirlo. Mi auguro che nelle prossime sedute si possa mettere a tema con un punto di vista anche originale rispetto all'aeroporto con nel senso stretto, con tutte le sue criticità che mi sembra emergano sempre con maggior consistenza, il tema della piana che non merita, con un investimento di centinaia di milioni, un rammendo, non si vuole. Va bene, allora continueranno le discussioni. Dove continueranno? Abbiamo qui il sindaco che ospiterà il prossimo incontro che ci fa un saluto finale. Bene, io nel ringraziare tutti credo che abbiamo avuto la dimostrazione stamani di quanto sia importante il confronto con i cittadini, con gli esperti, con le associazioni. Quindi questo ci rafforza nella nostra convinzione di andare avanti, ringraziando anche Calenzano e il collega Alessio per questa ospitalità di oggi. E vi aspettiamo tutti allora a Poggio a Caiano, Scuderie Medice, sabato 2 aprile. E buona Pasqua a tutti, arrivederci.